La fama del David passò presto i confini di Firenze e Michelangelo, tramite Giuliano da San Gallo, fu chiamato a Roma dal nuovo pontefice Giulio II della Rovere, che gli commise la propria sepoltura. E subito, approvato il progetto, mandò l'artista a Carrara perché scegliesse i blocchi di marmo. Un giorno, narra il Condivi, quei luoghi veggendo di un monte che sopra la marina riguardava, gli venne voglia di fare un colosso che da lungi apparisse a naviganti. E certo l'avrebbe fatto se il tempo bastato gli fosse o l'impresa per la quale era venuto glielo avesse conceduto. Del che un giorno lo sentii molto dolere. Ma aveva fretta di mettersi al lavoro per la sepoltura. Doveva essere un vero mausoleo con oltre 40 statue, bassorilievi in bronzo e fasce ornamentali, il monumento funebre di Giulio II. Avrebbe campeggiato da solo al centro della Basilica di San Pietro. E già l'artista impaziente aveva scolpito due prigioni ignudi che dovevano rappresentare le province soggiogate da quel pontefice guerriero e fatte obbedienti alla Chiesa apostolica. Il ricordo del David è ancora vivo, ma in luogo di quella serenità le figure sono turbate dal dolore e dalla rivolta. Era allora architetto del Papa Donato Bramante da Urbino. E come il San Gallo aveva chiamato a Roma Michelangelo, così Bramante aveva premuto per avere con sé Raffaello, il suo giovane e prestigioso conterraneo. Artista geniale, Bramante conduceva a Roma vita lussuosa, era sempre a corto di denaro e sollecitava lavori fruttuosi. Aveva convinto il Papa che per allogare degnamente in San Pietro l'opera di Michelangelo, gli conveniva buttar giù la vecchia basilica e ricostruirla di proporzioni assai più grandiose. Presentarono due progetti, lui e il San Gallo. Il Papa scelse il progetto del Bramante e lo incaricò della costruzione. Avvilito, il San Gallo tornò a Firenze. Così, un pericoloso rivale era eliminato. Bisognava ora guardarsi da Michelangelo, amico del San Gallo e in grande favore presso il Papa. Dunque, i blocchi sono arrivati? Da giorni. Giacciono sulla piazza, davanti alla basilica. E tu non li hai ancora visti? Lavoro notte e giorno. Il Papa mi sta con la lancia dei reni perché mi sbrighi. Infatti, la Chiesa cresce in fretta. Sì, per grazia di Dio. E non hai tempo di vedere la cattiva materia di che sono fatte le muraglie. Cosa vuoi dire? Dico che per la grandezza e vastità loro quelle muraglie sono poco ferme e punto sicure. Bada ai tuoi marmi, Michelangelo, e non mettere bocca in ciò che non sai. Io ho gli occhi per vedere e la lingua per parlare. E la Chiesa è fatta perché distia la tomba del Papa. Ma il Santo Padre non è più quello che io lasciai quando partì per Carrara. Ieri disse a un orefice in mia presenza, perché lo udissi, che non voleva più spendere un baiocco né in pietre piccole né in grosse. Infatti l'ho udito parlare del progetto di farti dipingere la volta della Cappella Sistina. Questa è opera tua, Bramante. Io feci un contratto con il Papa per la sepoltura e quella farò. E mi bisognano mura sicure perché la sepoltura non venga sepolta sotto il crollo. Tu non parlerai al Papa di questo? Io gli parlerò di questo e dei miei denari, perché ho già pagato del mio, i marmorai che ho fatto venire da Firenze.
Sabato chiesi del denaro al Papa. Mi disse di tornare da lui lunedì. Ci sono tornato lunedì, martedì, e ci tornerò ancora domani. Gli dirò che mi bisognano quei denari per incominciare le statue. Va bene. Glielo dirò. E io non lo dimenticherò. Per dipingere la Sistina. C'è chi può farlo. Maestro, davvero voi credete che io potrei? Tu potrai molte cose quando saremo soli tu e Dio. Perdonatemi, ma ho commissione di non lasciarvi entrare. Così tu parlasti al Papa? Oh, sì che gli parlai, ma disse che è di malaugurio farsi la sepoltura quando è ancora vivo. E io non seppi che cosa rispondergli. Ora gli dirai che se da qui innanzi mi vorrà, mi cercherà altrove. Thank you.
Ho ordine del Papa di condurvi da lui dovunque vi trovi. Dovete seguirmi. Da quando in qua Poggibon sia negli stati del Papa, io credevo ad essere nella Repubblica di Firenze. Così è, messere. E ce n'avete fatta fare di corsa per agguantarvi. Allora, io vi dico che la Repubblica vi farà ammazzare. Se volete tentare qualcosa contro di me, cittadino di Firenze. C'è un errore. Nessuno vuole farvi del male. Abbiamo una lettera del Papa in cui vi si prega di ritornare indietro. Dite al Papa che pure è maestro di preghiere, che non accetto ordini di tornare a Roma sotto pena della mia disgrazia, così scrive. E così gli rispondo. Abbiate almeno la cortesia di rispondere per iscritto. Non crederete che vogliamo condurvi a Roma per nostro piacere. Noi siamo qui con un ordine. Scrivete che vi abbiamo raggiunto in terra fiorentina e che non è in nostro potere riportarvi indietro se voi non volete. Noi non vogliamo andare di mezzo. La risposta di Michelangelo fu che non sarebbe mai più tornato, che non meritava, in cambio della sua buona e fedele servitù, di essere cacciato via come un tristo, che se il Papa non voleva più saperne della sepoltura, si sentiva sciolto da ogni obbligo, né voleva obbligarsi ad altri. Hai lasciato il Papa. Chi non mi vuole non mi merita. Avevi pure dei contratti per una quantità di denaro. Io vi ho già mandato 1000 ducati d'oro e questi miei fratelli vivono del mio nella bottega dello Strozzi. Che altro volete da me? Chi ti ha consigliato questa follia? Io vi so dire che se restavo a Roma si sarebbe fatta prima la sepoltura mia che quella del Papa. Dunque è stato per paura, la tua solita folle paura che tutti ce l'abbiano con te. Come se il mondo non dovesse occuparsi.